Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, con lei oggi vorremmo parlare delle micosi cutanee. Che cosa sono? Da cosa derivano? Cosa dobbiamo fare per la cura e soprattutto per la prevenzione? Perché la cura, da quello che poi adesso lei ci dirà, è veramente lunga. Sì, le micosi cutanee sono quelle che noi vediamo anche negli animali, cani, gatti, tutti quanti possono prendere le micosi cutanee. Sicuramente quando si è giovani va tutto meglio, quando si è anziani incominciano a comparire non solo le micosi cutanee, cioè quelle macchie come la pityriasi, che possono essere legate a un'eccessiva sudorazione o Certo. comunque ad un contagio che avviene a contatto con lettini, con posti contaminati, ma con l'età, per esempio, avanzano questi funghi, vanno sotto le unghie, specialmente sotto l'unghia dell'alluce, a creare delle micosi importanti e lunghe da guarire, oppure nelle parti umide, può capitare proprio in mezzo alle dita dei piedi, oppure nella donna anche sotto il seno, oppure possono le micosi essere anche interne. La Certo. candidosi, per esempio, è una forma di infezione micotica che può essere interna, intestinale, eccetera, eccetera. Allora, indubbiamente, poiché possono aggredire la pelle, i capelli, le mucose, eccetera, eccetera, la diagnosi è estremamente importante. E le cure, ovviamente, si suddividono in cure, se vogliamo, naturali e cure che possono essere, farmacologiche. Un antimicotico in genere non è, parlando di farmaci, non è terribile, però purtroppo a volte le cure sono lunghe, quindi anche se non hanno dei gravi effetti collaterali, però devono essere assunti per lungo tempo. Allora ci possiamo aiutare Dai, anche con 6 mesi a un anno addirittura, cioè veramente periodi di tempo molto lunghi. una micosi cutanea deve essere curata con dei prodotti a livello locale per almeno un paio di mesi, ma almeno deve essere ripetuta poi la cura ogni 3-4 mesi perché c'è spesso la cosiddetta recidiva, la riformazione, mentre un'unghia del piede, come dici tu, a volte non bastano 6 mesi, cioè dobbiamo avere la costanza di E la pennellare, continuità. la continuità di pennellare tutte le sere la nostra unghia del piede e iniziamo, tornati dal mare, magari quando ce ne accorgiamo a settembre-ottobre, siamo guariti a giugno dell'anno successivo. Ovviamente, se non ci curiamo più, riprende molto rapidamente, quindi la costanza è proprio fondamentale. La prevenzione, È proprio ovviamente, l'igiene. l'igiene sicuramente. Tra i rimedi naturali, noi abbiamo soprattutto per la micosi delle unghie il tea tree oil, che è l'olio di melaleuca, che Sì? assieme all'aloe, che è meno potente sui miceti, ma anche azioni cicatrizzanti, può essere utilizzato. Viene utilizzato puro sulle unghie, perché possiamo far cadere la goccia di olio di melaleuca sull'unghia dell'alluce direttamente o nell'intercapedine, diciamo sotto l'unghia, quando tende leggermente a scollarsi per aggredire direttamente i funghi. Oppure può essere miscelato con dell'olio di mandorle, in Sì. questo caso può essere applicato anche sulla pelle a sostituire gli antimicotici, chiamiamoli chimici. Allora mettiamo l'olio di mandorle, il nostro tea tree oil, possiamo anche mettere l'olio di lavanda, l'olio di origano, ovviamente molto diluiti perché sono oli che quando sono nella forma pura possono essere irritanti per la pelle. Abbiamo anche la possibilità di fare per esempio dei pediluvi, nel caso dei piedi, con il tè verde Sì. assieme all'aceto. L'aceto ha i suoi fermenti che sono già di per sé dei saccaromiceti e che quindi vanno in concorrenza con i funghi patogeni ostacolandoli. Quindi questi lavaggi vanno molto bene, così come possono essere fatti i lavaggi con l'aceto Sì, per i capelli, per esempio, certo. perché tra l'altro chiudono la squama dei capelli, quindi hanno effetto antimicotico, e nello stesso tempo, abbelliscono il capello. Per l'unghia del piede possiamo fare un tritato concentrato di aglio, macerato in chiodi di garofano per ricavare un liquido molto potente,
non diciamo così di cattivo odore, perché i chiodi di garofano migliorano la situazione, perché... e può essere applicata sull'unghia. Certo. Però se siamo in difficoltà, ovviamente un antimicotico di tipo farmacologico, assieme allo stile di vita, e cioè mangiare tanta frutta, tanta verdura, curare la depurazione e soprattutto la flora batterica dell'intestino, che quando è indebolita favorisce i miceti, ecco, in questo caso con lo stile di vita, i prodotti naturali, e se non basta arriviamo anche all'antimicotico per via cutanea, che deve essere usato rispettando le indicazioni farmacologiche indicate nella confezione. Dottor Torchio, grazie per i suoi meravigliosi consigli, e a casa vi ricordo che nel caso vi foste persi e voleste rivedere una puntata, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Torchio. Buon proseguimento di visione.